Sono tutti benvenuti in questo nuovo video, sono del mio partito il video che sto sistemando una collana. Allora, sono vestita, come potete vedere in alcuni video mi vedete in pigiama, non vestita. Vabbè. Comunque sono appena tornata, sono andata a fare spesa. Ho anche tanto mal di pancia perché in quei periodi del mese in cui ti gira tutto. Comunque, allora, ho cercato di fare questo video. Appunto perché normalmente non ho mai casa libera, sempre il mio perenne problema. Guarda, siamo in stanza, ho ucciso tutte le luci praticamente, perché per fortuna fuori non fa caldissimo oggi, per fortuna. Quindi, allora, volevo farvi vedere delle cose che ho comprato. Allora, con sempre i saldi, ovviamente. Cioè, alcune cose non sono tutto in saldo, però volevo condividerle con voi. Allora, visto che poi ci sono i saldi, ne ho approfittato. Ovviamente non faccio video dove prendo solo una cosa, quindi aspetto di prenderne un po' di più. Prima cosa, questa cosa la volevo da tanto tanto tempo. Ha una storia molto breve. Allora, ho girato tanti negozi per cercarla, ma non c'era mai. Cioè, quando c'era, non la volevo prendere perché ho detto, ma sì, la prendo più avanti perché aspetto appunto i saldi. Fatto i saldi veniva 5 euro questa cosa qua. Vado poi convinta per prenderla, ma dico, ma sì, aspetto. Vado in un negozio, c'era un centro commerciale, non ce n'erano più. Era rimasto solo rosa perché c'era giallo, rosa. Azzurro e se non sbaglio giallo e verde, c'erano vari colori. Comunque io volevo ovviamente azzurro blu. Vado in un negozio, mi dispiace, ci sono rimasti solo rosa. Io il rosa lo detesto, cioè non è che lo detesto, non mi piace tanto come colore. Poi capirete perché. E la volevo blu. Vado in un altro negozio, tutti finiti. Alla fine, per puro caso, grazie al groom, ho trovato il mio set da Casanova con telomare, borraccia e ovviamente questo è il contenitore di tutto. Dentro abbiamo, lo faccio vedere in diretta, la borraccia che è appunto azzurrina, blu, quello che volete voi. È molto carina. Io ne ho una semi identica, forse proprio grossa, rossa, che la uso invece per portarla a spasso sempre. Questa pure è il coso che il mio ragazzo fa, adesso la spacchi, non la spacco perché è fatta apposta. Quindi mi piace veramente tanto, carina. Questa è bella perché io per il mare uso queste ciabatte, quindi capite che, cioè, bisogna abbinarsi le cose. Ho questa fissazione che mi piace, anche perché infatti tutti i miei vestiti mare sono azzurri o blu. Poi dentro abbiamo il telomare che non ho ancora tirato fuori, però cioè, non l'ho ancora slegato, che è così, ovvero sarebbe così come nel retro, così ve lo faccio vedere. Voilà, c'è il telomare che ha i fenicotteri di rosa. L'unica cosa che mi piace di rosa sono i fenicotteri, ve lo dico già. Ora cercheremo di mettere a posto comunque. Questo qua l'ho pagato 5 euro. Costava all'inizio dei tempi 14,90 euro, poi l'hanno scontato a 10 euro. Alla fine ho detto: beh, vediamo per i saldi 5 euro, quindi al 50%. Ho detto: non posso non prenderlo. L'ho trovato e quindi me lo sono preso. E ho pagato 5 euro. Il primo acquisto cioè, primo acquisto, vero acquisto dell'estate. Poi l'altra cosa dell'estate è stata appunto dal mio amato ormai che Zenith. Che Zenith, facciamo una collaborazione insieme. Allora. Questo vi avverto, allora, io non ho mai messo, cioè, ogni cosa c'è una storia. Io non ho mai indossato i bikini perché ho sempre avuto il problema della pancia, perché avendo perso tanto peso non vado proprio fierissima della mia pancia, però ho un buon girovita, quindi diciamo che uso spesso i trichini, ho comunque sempre questo interio usato. Quest'anno ho detto, ma sì, cambio, provo, e ho provato a prendermi i due pezzi, ovvero bikini, che chiamarlo bikini è una grande parola. Però ho usato un metodo che usa anche una mia amica, che è quello di usare appunto i due pezzi, ma con la vita e con la parte di sotto, con le vite molto alte. Ovviamente rigorosamente nero. Cioè, l'ho trovato anche colorato, però l'ho preso rigorosamente nero. Scontrini che volano da ogni dove. Okay, cercherò di far stare ferma la busta. Allora, questo è il pezzo di sotto, che ovviamente, come potete vedere, magari mettendo nella giusta direzione, appunto è a vita alta. Cioè, così, insomma, la mutanda della nonna, comunque vita alta, che posso fare così. Praticamente viene più o meno un po' più sopra dell'ombelico, mettiamola così, ecco. Ho voluto prendere una L perché la volevo proprio alta. Nel senso che non so se si capisce, ma la mutanda di mia nonna, però prendeva così. Poi dice che sono i costumi di Fantozzi, che simpatico. No, però a parte tutto, cioè, è carino. Volevo il pezzo di sotto nero. Questo non era scontato purtroppo, perché i costumi non li scontano mai. E appunto c'è pure scritto qua, vedete com'è. Così ho pagato 13 euro perché alla fine costa 13 euro. Sì, questi prezzi del cavolo, 13 euro ed è il prezzo di sotto.
praticamente adesso questo qua sarà il mio pezzo di sotto che utilizzerò. Almeno un bikini ce l'ho se devo andare tipo al mare, queste cose qua, eccetera. Non ve lo faccio vedere in foto perché non ci penso nemmeno in video. Poi ho preso questo qua che invece è il pezzo di sopra. Congratulazioni, porto una quarta adesso, quindi questo è il pezzo di sopra. È leggermente imbottito, ma leggermente, giusto perché visto che si entra in acqua vorrei evitare che si vedessero strane forme. E quindi ho preso leggermente imbottito, ha questa cosa davanti, molto carina. Si lega dietro. Ho preso questa parte qua sperando che non partano i lacci. Ho preso quelli che pure esistenti che è possibile, tipo a reggiseno, che almeno qua sono cuciti. L'altra parte si agganciano, però non è male perché ho pensato di incrociarli anche volendo dietro, perché così magari sono più carini, cioè posso cambiarlo. Mi ha tirato la commessa, quindi. Questo infatti si chiama balconette, viene chiamato. Per lungo che non mi stringe le tette, peccato mi stringeva le tette. Peccato invece questo qua 15 euro, 14,99. Non sono in saldo, lo ripeto, però li ho presi. Mi piacevano tanto. E questo qua è il mio primo bikini. Sì, è tutto nero, lo so, proprio cambierò quei pezzi, come fa anche mia sorella. Adesso ho capito che mia sorella compra i reggiseni particolari, perché sennò qua vola tutto. Poi, cosa ho comprato di bello? Adesso ve lo faccio vedere. Allora, dove mi è sparito? Ecco. Acquisto preso da Piazza Italia, che è un negozio che da me si trova i viali di Michelino, ma anche da altre parti, non mi ricordo. Allora, volevo, io di solito ho queste canottiere che sono precisamente così. Sono molto larghe sotto, vedete, sono larghe, con uno spacco laterale qua. Sbalzate, ho detto, volevo cambiare qualche canottiera, perché a volte mi tocca mettermi i pantaloncini corti, perché magari vado in moto, o magari non vado in alcuni posti, o magari anche magari se inizierò a lavorare non è molto idoneo andare sempre col vestito, anche se mi piacciono i vestiti ovviamente, però ogni tanto magari il pantaloncino corto. E ho detto, magari per cambiare magari canottiera, che ho sempre le stesse tristi, prendiamone una un po' più allegra. Ho visto questa, me ne sono innamorata, da appunto Piazza Italia, che tanto costa tanto, non tantissimo, perché era, questa è esatto. Allora, mi piaceva con i fiori azzurri, però la mia taglia c'era solo questa. Non scherzo, per me, però è bella anche questa. Ce la posso fare? Questa qua. Così. E so, vi farò una magia se riesco. Vi farò vedere che riuscirò a indossarla in pochissimi secondi. Comunque, questa qua è la maglia. Allora, è molto semplice, cioè, sembra un po' collata, so perché le fanno molto collate, però vabbè, lo stesso. È, però è carina, fatta così, per l'appunto, se la vedete, sì. Questa è appunto questa cosa che ne volevo appunto una un po' più simpatica. Così. I fiori non si vedono, non sono rosa, ma sono rossi. Cioè, è leggermente blu la maglia, il tessuto è carino e fresco, non c'è problem. Piaceva molto e costa, perché c'è ancora l'etichetta attaccata, 10 euro. Vieni qua etichetta, 10 euro scontato. E questa del pezzo di Italia mi piace molto. Questi sono i miei acquisti che per ora ho fatto adesso. Non ho preso tantissime cose perché ovviamente non ho miliardi, quindi poi mi viene più comodo farli così, perché se facessi tutti insieme sarebbe un po' un casino. Comunque questi sono i miei acquisti. Ovviamente, oltre al fatto che mi sto rifucillando di queste cose qua, me lo vedete in un altro video, perché comunque ha a che fare con un video del Lidl, quindi io lo farò a parte. Ora io vi saluto e vi auguro una buona giornata, un buon pomeriggio, in base a quando uscirà questo video. Vi saluto, se siete arrivati fino alla fine mettete hashtag fiori di pesco, così, rossi, blu, scrivete voi il colore. Saluto a tutti.